Ma intanto noi siamo rimasti allibiti per la connivenza degli eletti al sud di centrodestra. La denuncia che fa gran parte della Chiesa, ho letto le dichiarazioni di Don Ciccio Savino, che per me resta un pastore, punto di riferimento per le tante battaglie che gli ho visto fare in Puglia e che qui in Calabria state toccando con mano. La denuncia fatta verso i 45 senatori eletti nel centro-sud che hanno votato questa legge, io penso che debba far riflettere tanti, perché Calderoli ha dato finalmente la sponda che aveva sempre cercato e che noi abbiamo sempre fermato alla follia leghista tenuta in vita soprattutto dal presidente Fontana, che ha sempre parlato di regionalizzazione della scuola. Il Partito Democratico ha fatto una battaglia durissima in commissione e in aula al Senato, abbiamo tenuto per 9 mesi utilizzando le regole democratiche che ci hanno consentito di tenerle ferme queste follie leghiste, e ora con il voto di chi è stato eletto qui, e oggi ho letto delle dichiarazioni surreali del Presidente Occhiuto che vanno in quella direzione, questo provvedimento è a Montecitorio. Noi a Montecitorio ci batteremo per fermarlo, ma se anche gli eletti alla Camera del Sud obbediranno, perché non trovo un vocabolo migliore, ai diktat della Lega, è evidente che ci sarà una sola strada, che è quella della raccolta delle firme per un referendum e per una battaglia, diciamo, senza quartiere davanti al popolo. Purtroppo tutto questo è oggetto di uno scambio politico tra la Lega e Fratelli d'Italia. Da un lato l'autonomia, che significa piegare definitivamente il sud, piegare le aree interne. La Calabria paga due volte, perché ha aree interne, aree di montagna, perché è la regione con la più alta densità di montagna del mezzogiorno, e quindi anche mezzogiorno. Lo stiamo spiegando in tutta Italia, anche alle regioni che hanno montagne e aree interne, perché è evidente che sul trasporto pubblico locale, sulla scuola, sulla sanità, sull'assistenza dei bambini e gli anziani, chi è più debole avrà meno risorse, chi è più povero sarà più povero, chi è più ricco si terrà le proprie risorse. È una follia, come diceva Don Savino. Mi pare evidente che si debba fare riferimento a Don Milani: non si possono fare parti uguali tra diseguali, perché chi è meno uguale ha più bisogno di aiuto. E la Repubblica Italiana è una indivisibile. Lo scambio con Fratelli d'Italia porta Giorgia Meloni ad indebolire il Presidente della Repubblica, cosa che noi non possiamo consentire, e lo scambio è tutto lì. Giorgia Meloni indebolisce il Presidente della Repubblica chiedendo il premierato, Matteo Salvini indebolisce il Mezzogiorno prendendosi le risorse del Nord. A questo scambio noi non ci stiamo, ci batteremo per fermarlo, e ora tocca agli eletti al Sud, nel centrodestra, a dire da che parte stanno. Il Presidente Occhiuto oggi ha detto chiaramente che sta con la parte di chi vuole smontare l'Italia, e noi glielo impediremo.